Carlo Petrini, 56 anni, 20 dei quali col ruolo di attaccante nel mondo del calcio, con quasi 300 presenze sui campi e buona notorietà in squadre di A e B, tra le quali Genoa, Milan, Torino, Roma, Bologna. Carlo Petrini, implicato nel 1980 nei casi di calcio scommesse, è cancellato dall'ambiente. Negli ultimi anni però è assurto agli onori delle cronache come autore di 4 libri denuncia sul mondo del calcio che sono risultati scioccanti. 4 libri denuncia di buon successo. Carlo Petrini vive a Monticiano, un paesino di 1500 anime in provincia di Siena. Ma come vive Carlo Petrini in un mondo di conformisti? Qual è il suo rapporto attuale col mondo del pallone? Siamo andati a trovarlo a Monticiano. Carlo, sei stato definito un calciatore pentito, ecco, ma pentito di cosa? No, secondo me la parola pentito non mi sta bene addosso. Sono uno che ha raccontato le cose che non vengono raccontate, per quello probabilmente qualcuno ha voluto metterci questo aggettivo, però non c'è stato nessun pentimento da parte mia. Ho voluto raccontare quello che nel calcio succede al di fuori di quel mondo dorato che loro vogliono fare vedere, anche perché voglio che qualcheduno che sta per iniziare sappia a cosa va incontro. Certo, questo è il fine quindi dei 4 libri che ricordo: Nel fango del dio pallone, Il calciatore suicidato, I pallonari e l'ultimo, Senza maglia e senza bandiera. Quindi in un certo senso bisogna anche dire grazie al tuo editore che ha avuto un buon coraggio, quindi, no, mi sembra. Sì, è stato grande in questa cosa, anche perché quando lui lesse per la prima volta il plico riguardante Nel fango del dio pallone, ne restò subito innamorato. Le prime volte si pensò di togliere un po' i nomi, sì, delle persone importanti che c'erano, però dietro mio consiglio, lui, rischiando anche qualcosa, accettò proprio il fatto di mettere tutti questi nomi importanti, anche perché si rese conto che era la verità. Quello che io raccontavo non era perché l'avevo sentito dire o perché qualcheduno me l'aveva raccontato, è perché io avevo partecipato in prima persona o ne ero stato testimone. Quindi ricordiamolo ancora ai telespettatori, tu ricordavi i fatti effettivamente avvenuti, sia di doping forse imposto, e ora me lo spiegherai meglio, sia di partite concordate. Sì, c'era stato all'inizio una certa titubanza, no, da parte mia, perché diciamo che il primo libro è stato scritto proprio nel momento in cui mi è mancato mio figlio, è stato forse lui che ha spinto me a scrivere quelle cose che ho raccontato anche della mia vita personale. Però era un libro che secondo me andava scritto in quella maniera. Non potevo non raccontare le mie vicende calcistiche in un altro modo e neanche quelle della mia vita normale. È stata l'unica volta forse nella mia vita in cui sono stato sincero. E quelle cose sul doping, sulle partite truccate, specialmente su Bologna-Juventus, hanno scioccato un po' la gente per i nomi che c'erano. Ma purtroppo nel calcio di nomi di quel tipo ce ne sono tutti i giorni, la gente magari ne resta un po' esterrefatta, però adesso, dopo questi 4 libri che ho scritto e ho avuto attestazioni di stima da parte proprio della gente che li legge, si rendono conto probabilmente che il mondo del calcio non è quello che vuol far vedere la Gazzetta dello Sport, il Tutto Sport o questi giornali. Tutti allineati. Ecco. Un'altra cosa importante, ecco, mi interessava sapere questo: quali sono i tuoi rapporti che hai, se li hai, con il mondo degli ex colleghi, sia i compagni che ex allenatori? No, non c'è nessun rapporto. Nessun rapporto, penso di non avere neanche nessun amico, anche se nei tempi in cui giocavi credevi e pensavi di avere degli amici, perché magari hai vissuto una vita insieme a loro, magari facendoci il militare, giocando spesse volte insieme in squadre simili, poi tutto si è dissolto veramente come neve al sole quando sono rientrato in Italia e Nel fango del dio pallone è stato pubblicato. Ero
un appestato per loro, dunque non era una cosa conveniente per loro dire che erano stati amici o sono amici di Certo, io ricordo che tu hai giocato con Agroppi nel Torino, con Bolchi, con Trapattoni, anche nel Varese. Sì. Anche con Braida. Mm. Nel Varese. Sì, sì, no. Quindi ma nessun rapporto con queste persone? No, nessun rapporto, anzi, ti dirò che per parlare di Aldo Agroppi telefonò a mia moglie a casa mia, alla mia ex moglie, precisiamo, dopo l'uscita del libro, dicendogli che avevo ragione su quello che avevo scritto, ma che non dovevo scriverlo. Ritorniamo sempre allo stesso punto, la maggior parte di quelle persone che hanno giocato con me, queste cose lo sanno che sono esistite e sanno anche che tanti ragazzi sono morti. Però per loro è conveniente stare zitti, mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi e magari parlare male di Carlo Petrini perché scrive queste cose. Ma io ricordo anche un'altra cosa, ad esempio, la scivolata in Serie B d'ufficio, proprio d'imperio anzi, della Lazio e del Milan, per quella famosa partita concordata, e ciò non avvenne però per Bologna-Juventus, in un certo qual senso indirettamente ci sei entrato te anche in questo, perché Crociani venne avvicinato, no? No, la storia di Bologna-Juventus è proprio quella che praticamente ha fatto capire alla gente quello che successe nello scandalo dell'80, no? Loro si salvarono perché io quella sera incontrai Crociani a San Siro e promettendogli dei soldi lui non venne a testimoniare contro la Juventus il giorno dopo, cosa che aveva fatto la settimana prima proprio per Lazio-Milan, per Paolo Rossi, eccetera eccetera. Non avevano avuto chance loro, Paolo Rossi lo massacrarono, sì. E di conseguenza avrebbero lui e Trinca massacrato anche noi se fossero venuti. Cioè la Juventus si salvò proprio perché io trovai Crociani e lo invitai a non venire. Quindi figuriamoci un po', ecco, dico un'altra cosa, Carlo Petrini intimo, ecco, che cosa si propone ora in questi anni, in questo periodo, personalmente, come obiettivo? Ma l'obiettivo è uno, intanto non far dimenticare, secondo me questa è la cosa a cui tengo di più, tutti quei ragazzi che sono morti e che hanno fatto parte della mia generazione, parlo dei Rognoni, dei Brignani, dei Beatrice, dei Lodi, dei Gritti, dei Marcioni, dei Bicicli, degli Ockwier, di tutta quella gente che i ragazzi d'oggi magari non ricordano, ma forse tu li ricordi perché siamo dello stesso tempo. E soprattutto nella maniera in cui sono morti, non c'è stato uno che ha fatto un incidente stradale o che ha avuto o è cascato da una scala, sì. Sono tutti morti di tumori al fegato, di leucemia o di brutte malattie, forse legate a quelle cose che hanno preso e che ci hanno dato in quel periodo. Dunque questo è una cosa a cui tengo moltissimo perché non voglio veramente che tutto questo cada nel dimenticatoio, perché ho già visto quello che succede. I giornali oggi, quando c'è una situazione di doping che scoppia nel campionato italiano, ne parlano in fondo pagina per una giornata e poi tutto viene dimenticato.